Benvenuti in questo nuovo video. Sto creando questo video per rispondere alla domanda: perché ti sei comprato una 500 Abarth? Questa è una domanda che mi perseguita ormai da 3 anni e ancora oggi mi viene chiesto, nonostante non sia la mia unica auto, dato che ho anche una Nissan Silvia S15. Andiamo quindi a capire insieme perché ho comprato questa macchina come mia prima macchina e perché la tengo ancora. Pensate addirittura che molto spesso incontro dei fan che sono molto più interessati a vedere questa 500 Abarth piuttosto che una Nissan Silvia. Per molti di voi magari potrebbe sembrare una cosa strana, ma invece questi ragazzi li capisco. Andiamo ad analizzare i fattori per cui io nel 2016 ho deciso di acquistare questa macchina. Allora, il budget era abbastanza ristretto, volevo un'auto con una certa personalità, quindi che facesse un bel sound, che fosse abbastanza ignorante. Preferivo averla nuova perché, essendo la prima auto, la macchina che dovevo usare tutti i giorni per andare al lavoro eccetera, avevo bisogno di una macchina che fosse affidabile, quindi non volevo rischiare prendendo un qualcosa di usato che poi mi lasciasse a piedi, non avevo nessun altro mezzo. Sostanzialmente i 3 fattori più importanti erano questi. Ci sono però anche altre motivazioni, per esempio il fatto che mio nonno, che purtroppo adesso non c'è più, aveva una A112 Abarth rossa col cofano nero e particolari neri. Ecco anche il perché questa macchina ha questa colorazione. Mio nonno ci ha abbandonati nel 2014, non il nonno che avete visto in Abarth, quello che ho fatto spaventare, e quindi avevo deciso di comprare anche una macchina che un po' me lo ricordasse. Partiamo dalla prima motivazione, il prezzo. Con questo prezzo, quindi diciamo intorno ai 20.000 euro, nel 2016 non avevo moltissime scelte. C'era la 500 Abarth, c'era la Fiat ST, ma costava di più. C'era la Corsa OPC, che non era niente male, però mi sarebbe costata di più di bollo e probabilmente anche di assicurazione. Quindi per quello che cercavo, quindi una macchina anche che non mi consumasse troppo, e poi vi parlerò anche di questo motore, piccolina, comoda da usare in città, ignorante, che facesse anche un po' di rumore eccetera, diciamo che lei mi è sembrata quella più giusta, anche perché non mi costava troppo né di rata, non mi costava troppo di bollo, di assicurazione. E la cosa che poi, vi dico la verità, mi ha fatto dire ok, la prendo e ho messo la firma in concessionaria, è che mi è stato offerto un finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Quindi io, essendo povero in quel periodo della mia vita, avevo appena iniziato a lavorare bene, ho detto ok, siete gli unici che mi offrite questa cosa, la prendo. Quindi non ho dato un euro di anticipo, me la sono portata a casa e ho iniziato a pagare le rate senza interessi. Parlando del modello della mia Abarth, adesso la vedete un po' modificata, poi vi racconterò che cosa ho sopra. Comunque era la Turismo, quindi il 1400 T-Jet, quindi turbo benzina, con 160 cavalli di base. Rispetto alla base aveva un pochettino di cose in più, come il filtro della BMC, la rimappatura appunto a 160 cavalli, dischi forati all'anteriore e anche al posteriore, e degli interni molto più decenti rispetto alla 500 Abarth di base. Abbiamo questo qui in pelle, i sedili in pelle, il cruscotto in pelle, questa leva del cambio molto bella, carbonio e alluminio, anche il frenamano in pelle, lasciate perdere la roba che c'è in giro, cuffie in pelle, pedali carbonio e un po' di profilini in giro carini, per esempio questo carbonio, 595 Turismo, Turismo scritto anche qui, cucito, comunque devo dire carina, molto carina. Un'altra cosa che per me era molto importante era la possibilità di essere lavorata. E lo sapete meglio di me, la 500 Abarth, potete dire quello che volete, ma ha un motore che è uno spettacolo. Il telaio è quello che è, le finiture va bene, magari non sono fantastiche, ma il motore T-Jet 1400 è un motore da cui si tirano fuori grandi potenze, è un motore molto affidabile. E tra l'altro con la 500 in generale è una macchina di cui si trovano moltissime parti di ricambio, che io ancora ne devo cambiare un sacco, sia per quanto riguarda il motore sia per quanto riguarda la carrozzeria. Prima di portarvi a fare un girettino con me, diamo un occhio anche cosa c'è sotto al cofano, vi racconto un po' tutte le modifiche che abbiamo fatto. Allora, la primissima modifica era stata quella di mettere il record Monza, ok? E già il suono era cambiato tantissimo rispetto all'originale e soprattutto in cambiata scoppiettava, cosa che fa con la turbina IHI, con la 1446 non lo fa molto, a meno che ovviamente non rimappate. Il record Monza era una modifica, diciamo, da concessionaria, infatti è omologato addirittura libretto, ma la prima modifica che ho fatto io, diciamo, fuori dalla casa produttrice è stato l'intercooler maggiorato. Gli intercooler originali sarebbero qui e
qui, ovviamente dietro il paraurti. Un difetto della 500 Abarth originale è il surriscaldamento. Non è che si surriscalda e non va più, e non ti dà neanche problemi, non si rovina eccetera. Il fatto è che perde cavalli, perché si surriscalda l'impianto, diciamo turbina, intercooler eccetera, e la macchina non scanna più come dovrebbe. Abbiamo quindi preso gli intercooler originali, li abbiamo lanciati via, abbiamo messo un intercooler singolo maggiorato qui davanti con la griglia assetto corse. Ho voluto però mantenere i fendinebbia perché possono servire, abitiamo comunque in Lombardia. Già che c'ero, ho installato anche il gancio traino. Questo è molto utile perché se finite nel sabbione vi agganciano da qua, mentre siete in pista ovviamente, e vi tirano fuori. Insieme all'intercooler abbiamo montato anche delle tubazioni siliconiche e successivamente abbiamo lasciato la pop-off con lo sfiato libero, mettendogli solamente questo filtrino per appunto lasciarla sfiatare. Questa è una delle primissime modifiche che fanno tutti gli abartisti, perché sentono che la macchina fa pssss. Dimenticavo tra l'altro una cosa carina della Turismo, è anche questa: tappo benzina in alluminio. Quando ho fatto tutto sto lavoro qua, ho fatto mettere anche questo tappo qui in alluminio, quello dell'olio. Potete vedere qui la turbina ancora originale, che è appunto una IHI. Turbina che spinge ai bassi, però se non viene trattata bene si crepa. Ai miei tempi, nel 2016, quando l'ho comprata, le Turismo uscivano ancora con la IHI. Invece le nuove Turismo escono già con la 1446 Garrett, che invece nel 2016 mettevano solo sulla competizione. Avrei voluto comprare la competizione perché avrei avuto innanzitutto 20 cavalli in più, una turbina diversa che avrei potuto spingere anche a motore chiuso fino a 210-215 cavalli senza fare grandi modifiche, ma purtroppo, come già detto, non avevo soldi, la rata mi sarebbe venuta troppo alta e quindi ho dovuto prendere la Turismo e piano piano elaborarla fino a farla diventare una competizione o oltre. Quindi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo portata da Old School Garage, l'abbiamo mappata, siamo arrivati ad avere circa 180 cavalli e circa 330 Nm di coppia. Lo 0-100 originale era di 7,4, dopo aver messo intercooler e tubazioni eravamo scesi a 7 più o meno, e dopo mappa e scat, perché abbiamo tolto anche il catalizzatore, vedete questa qui è la copertura del catalizzatore, lì sotto ci dovrebbe essere ma invece c'è un tubo dritto, e dopo queste modifiche siamo scesi a 6,5, quindi non è male, si può fare anche di meglio, ma comunque 6 secondi e mezzo sullo 0-100 non sono niente male. Senza catalizzatore fa un bel po' di rumore Record Monza, non è per nulla silenzioso. Molto velocemente, quali sono le modifiche che voglio fare ancora a questa macchina? Devo avere tempo, avendo adesso anche la Silvia, diverse serie, prove in pista eccetera, non è facile, ma piano piano le faremo. Togliere queste cromature non mi sono mai piaciute, davanti l'abbiamo già tolta e voglio togliere anche queste, quindi farla nere. Mettere i fari del modello nuovo, quelli con la placchetta centrale, probabilmente placchetta centrale nera. Mi piacerebbe anche cambiare i cerchi, questi non sono brutti come disegno, però mi piacerebbe mettere un disegno diverso, o dei JR oppure degli OZ Racing, sarebbero bellissimi, super leggera. Neri lucidi mi piacerebbero, anche per riprendere un po' gli specchietti che sono neri lucidi e le strisce Abarth. Probabilmente mi piacerebbe anche un pochettino scurire questi fari qua, magari colorandoli dentro di nero o metterci sopra una pellicola, vedremo. Per il momento di motore la lascerei più o meno così, metterei solo una aspirazione diretta, ne ho già parlato anche con Old School Garage, li metterò quasi sicuramente il mio filtro, quello che sto producendo adesso io, marchio Passione Motori, lo vedete in sovraimpressione, lo trovate anche nello shop in descrizione, e poi vedremo quando la IHI magari ci abbandonerà, spero non a breve perché comunque abbiamo ancora circa 40.000 km, allora quando sarà il caso di cambiarla vedremo se mettere 1446 o TD04. Tirando le somme prima di portarvi a fare un giro con me, non mi sono mai pentito di aver comprato questa macchina e non ho mai avuto intenzione di venderla, non voglio venderla, vorrei tenerla praticamente per sempre perché è la mia primissima auto. Ho già fatto la cazzata di vendere il mio primissimo motorino, avevo bisogno di soldi e quindi purtroppo l'Aerox, il mio Aerox, non lo rivedrò mai più. Però a questa macchina tengo molto perché è stata la mia prima macchina e la prima macchina che mi sono comprato da solo, perché ovviamente la Clio che avete visto prima di questa era l'auto di mia madre, usavo quella. Lavorando sono riuscito a comprarmi questa, quindi assolutamente per me è anche un traguardo di vita e non voglio venderla a qualcun altro che la prenderebbe solo come auto, invece per me è un trofeo. È una macchina con cui mi diverto molto, una macchina con cui ho fatto diverse avventure, ho passato diversi step della mia vita, quindi ci sono molto affezionato. Andiamo a farci un giro così vi raccomando
racconto un po' anche della macchina, qualche pregio, qualche difetto, e dopo direi che vado a cenare. Dimenticavo di dirvi che ci sono anche questi tappetini in pelle con scritto Abarth su questa clip di metallo. Eccolo là. Facciamo un giretto di qua. GT86. Pregi e difetti, io inizierei dai difetti. Il primo difetto che si può notare sedendosi dentro l'auto sono i sedili, nel senso che la seduta è un po' troppo alta. È una macchina che cerca comunque di essere comoda per la città e allora ti dà una seduta alta, però poi nel momento in cui devi divertirti, diciamo, in giro, è un pochettino alta. Un'altra cosa, a me i sedili originali non piacciono, secondo me non sono abbastanza contenitivi per la forza G che comunque è capace di fare questa macchinina. Sì, tranquillo, parla al telefono tu. Quindi secondo me ci vorrebbero i Sabelt, solo che per la mia schiena sarebbero stati troppo scomodi, quindi dovrei optare al posto di questi per dei sedili comunque imbottiti ma un po' più contenitivi. Tra l'altro ho dimenticato di dire delle modifiche, che ho messo anche un assetto Bilstein B14. Oh, questo ha bucato la gomma, esplosa proprio. Per sapere tutte le modifiche proprio bene nel dettaglio c'è la serie Pocket Rocket, vi faccio uscire anche qua sopra la scheda. Vediamo qualche altro difetto. Il baricentro alto, il telaio. Questa macchina ha un baricentro un po' troppo alto, quindi nonostante uno metta l'assetto, sì, è divertente, rimane comunque uno scatolino, però non ti dà mai quel senso di essere incollato a terra, vedi? Ti dà sempre un po' di rollio, un pochettino di rollio te lo dà, e non sono le sospensioni, anche se le fai dure, non sono le sospensioni, è proprio il telaio, la cassa dell'auto che tende a rollare perché ha un baricentro troppo alto. È vero che su ogni telaio gomme e assetto fanno miracoli, e infatti può diventare divertentissima, già adesso è molto meglio rispetto all'originale. Tra l'altro montiamo su delle Pirelli P0 e non mi piacciono come gomme, assolutamente, sono gomme che non mi hanno mai soddisfatto molto. Ho provato le Michelin, le Pilot Sport, ecco, quelle sono proprio un altro tipo di gomma, veramente ti cambiano la macchina da così a così. I pro quali sono? È vero, non consuma tanto come macchina, utilizzata tranquillamente, si fanno dei bei chilometraggi. Il serbatoio non è tanto grande, ma per fortuna non consuma moltissimo. Adesso utilizzata un po' da bravi, un po' da ignorantoni, abbiamo 8.4 litri per 100 km, quindi fatevi il conto, ve lo faccio venire fuori qua così facciamo prima. Da originale la coppia non mi soddisfava molto, aveva 230 Nm, adesso ne abbiamo oltre 300 e adesso sì che va. Consumi poco comunque, anche perché la macchina tutto sommato è leggera, è comunque un 1.400, Euro 6. Con questa mappa devo dire che la HI spinge bene anche oltre i 5.000, perché prima si fermava. E adesso è veramente divertente, cavolo. Lo sterzo io l'avrei preferito ancora un po' più diretto. È vero che in sport diventa più duro, però secondo me rimane sempre, bah, sì, forse un pochettino, è un pochettino più pronto. Anche il col gas così va benissimo. Quando non sei in sport è poco reattivo, però ti aiuta molto a consumare poco, quindi cioè, è fatta apposta. Così riesci a fare molto meglio la doppietta, perché è molto più reattivo, come potete sentire.
anche il puntattacco sì, ti aiuta molto a farlo con questa sensibilità dell'acceleratore. Vediamo, sì, vedi, lo fai. Io con questi pedali il puntatacco non è un reale puntatacco, perché non faccio punta e tacco, ma metto il piede per così e poi con, diciamo, le ultime dita di destra del piede tocco l'acceleratore. Queste gomme fanno rumore, non mi hanno mai soddisfatto queste Pirelli P0 Nero. Il cambio non è male, divertente, abbastanza duro, abbastanza robusto, più o meno come il motore, bello robusto. Certo, gli innesti non sono quelli di una Honda, non sono gli innesti di una Type R, di un EP3, di un FK8, però lo vedete, pam pam, non è una roba molle, non è che va in giro, è bello lì fermo, guardatelo, quindi secondo me ci sta. Abbiamo adesso 41.000 km, tra l'altro dovremmo fare anche un tagliandino a breve, solo che qua il cash vola ovunque, quindi bene. In questo video molto easy spero di avervi raccontato abbastanza, di aver soddisfatto tutte le vostre domande, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima, che mi è tornata in mente adesso che ho parcheggiato la macchina in box, è che è molto importante non giudicare mai le auto degli altri. Cioè, magari a voi possono non piacere, anche a me magari certe auto non piacciono, come, che ne so, alcune auto americane, però se vedo uno con una Mustang non è che gli dico butta quel bidone che hai, anche perché sono sicuro che da appassionato se salissi su una Mustang mi piacerebbe comunque. Cioè, sono sicuro che un vero appassionato qualsiasi macchina prova gli piaccia. Cioè, penso che può trovare ovviamente delle cose belle, delle cose brutte, ma uno che è veramente appassionato comunque in qualche modo riesce a godersela, tranne la multipla, quella fa cagare. Scherzo, è comoda.